31 dicembre, l'ultima dell'anno, la notte di San Silvestro, quindi celebriamo questo grande Papa, San Silvestro, nato in un periodo di grandi persecuzioni per la Chiesa, ma che assistette anche alla pace tra la Chiesa e l'Impero Romano. Quando nel 313 Costantino e Licinio, i due imperatori, emanarono l'editto di Milano e il cristianesimo diventò religio licita, religione lecita, permessa, non ancora religione ufficiale. La religione ufficiale dell'impero diventerà con l'imperatore Teodosio nel 381 d.C., quindi dopo una settantina d'anni da questo editto. E l'anno dopo dell'editto di Milano salì sul trono pontificio Silvestro, San Silvestro. Le cronache antiche ci dicono che è stato che era un uomo di grande preghiera, aveva un portamento mite, era angelico, appariva come una figura angelica, umile nel vederlo e aveva patito durante le persecuzioni, quindi aveva la stoffa e il credito necessario anche per apparire come un testimone. E in realtà lui era vissuto durante il periodo delle persecuzioni, divenne papa nel 314, quando la religione oramai era diventata libera da un anno. Ma governò la Chiesa in 21 anni molto travagliati. I cristiani erano ormai in pace con l'impero, ma non erano in pace tra loro, perché subito dopo scoppiò il caso del sacerdote Ario, questo sacerdote di Alessandria d'Egitto, che affermava che Cristo non era divino, ma era una creatura del Padre. E quindi i cristiani si divisero in difensori di Ario, quindi gli ariani, e coloro che stavano con una dottrina invece che fu ribadita dal Concilio di Nicea nel 325, e che invece sosteneva il fatto che Gesù con il Padre e con lo Spirito Santo era un solo Dio, quindi che Cristo era divino, non era un angelo, non era una creatura, magari la più perfetta, la prima creata da Dio, ma era coeterno al Padre, Dio con il Padre. Quindi ci furono due grandi concili sotto il pontificato di Papa Silvestro, quello di Nicea, concilio ecumenico, e poi il Sinodo di Arles, che trattò anche il caso dei Donatisti. I Donatisti erano un'altra setta che ritenevano che solo i preti santi potevano celebrare la messa, mentre se un prete non era santo la messa non valeva. E quindi, diciamo, semplificata, questa era la loro dottrina: non esisteva l'efficacia ex opere operato dei sacramenti, ma a seconda della santità del ministro corrispondeva anche la validità, l'efficacia del sacramento. Poi questo Papa ebbe in dono da Costantino un suo palazzo sul Colle Laterano, quindi fece costruire la Basilica Laterana, poi la Basilica di San Pietro sul Vaticano e quella fuori le mura, alle attuali Tre Fontane, all'attuale Eur, dedicata a San Paolo Apostolo. Un grande Papa, un grande vescovo di Roma, vissuto in tempi burrascosi, ma quali tempi per la Chiesa non sono burrascosi, che viene ricordato soprattutto perché si festeggia l'ultimo dell'anno. Infatti morì il 31 dicembre 335. San Silvestro, donaci un 2023 secondo i desideri, i pensieri di Dio, soprattutto un 2023 di pace.